Se pensavate che Residence Massacre sia soltanto uno di quei giochi super super horror, questo vi sorprenderà, perché questo è il nuovo Residence Massacre. No, è una libreria. Dove vai? Hai già sbagliato strada. Stai già andando dove non devi andare. Che fai? Vuoi andare a scippare quelle macchine, eh? Sì. Sei un ladro, sei, io eh? Voglio scappare in Messico, capito? Ah, vuoi scappare in Messico? Che bravo. A fare cosa? Hai sentito, Poletta, che cosa vuole fare questo individuo? Vuole scappare in Messico. In Messico. Dobbiamo entrare. Voglio scappare in Messico. Piano, che stiamo entrando all'interno della libreria. E c'è questa signorina. Ciao, benvenuto all'interno della libreria, ok? Sono le 11 di pomeriggio. Esplora la libreria. Sì, sì, anche io me li voglio fare così, lo è sai? È uscita proprio così. Eh sì, sì, come la signorina in giallo. Ok, dice che... Non è sicura? No, aspetta, cosa ha detto? Dice che non dobbiamo fare rumore, altrimenti lei si arrabbierà tantissimo. Beh, ha ragione. Okay. In libreria dobbiamo... si... Non fare casino, seguimi. In libreria si fa silenzio. Si fa silenzio nella libreria. Vieni che dobbiamo andare a prendere il nostro libro. Si fa silenzio, si sta in silenzio. Per fortuna è illuminato. Giuliano, sta per succedere qualcosa a questa segretaria. Ma io non ti posso dire niente, perché questo gioco è tipo il nuovo Residence Massacre, ma molto più bello. Quindi tu stai zitto e seguimi, perché quello che sta per succedere è davvero, io davvero... voglio fare casino. Non puoi fare casino. Dov'è il libro preferito? No, faccio lo stesso. Mi hai fatto perdere il libro. Fagiano, corri, dai, andiamo a prendere il libro di Lupin. Eccolo lì, è Lupin, Lupin incorreggibile. Lupin, il libro Lupin. Di Topolino. Ecco il libro. Qual è il tuo libro preferito, Polletta? Il mio? Oddio, ce ne sono tanti. I Pirati dei Caraibi. No, eccolo di classici qua. È il Grande Gatsby. Ok, stiamo leggendo il libro, stiamo leggendo il libro. Ok, un giorno c'era una leggenda di nome il Pollo Daniele. Lui era un ragazzo popolare nella scuola e tutti volevano stare con lui. Oh mio Dio, non ci ha fatto, non neanche, ci ha fatto neanche lei. Non mi ha fatto finire di leggere il libro. Che cosa ha fatto? Che cos'è successo? Che è diventata? Ah, qualcuno l'ha impossessata. Si è glitchata. Ha impossessato la libraia. Ok, dobbiamo sopravvivere, Giulie. Dobbiamo sopravvivere fino alle 6 del mattino. E per farlo dobbiamo stare attenti alla libraia. E dobbiamo mangiare, ripristinare il generatore e nasconderci dalla libraia. Insomma, questo dobbiamo fare. Ok, ci siamo, quindi dobbiamo sopravvivere fino alle 6. Il cibo, dove mangiamo? Dov'è che si mangia? Dove? Scappa, scappa! Ah! Aiuto! Oddio! Corri, corri, corri. Ma non avete un nascondiglio? Non lo so, non lo so. Aiuto! No, mi ha mangiato! Ok, Giulie, la nostra sopravvivenza inizia qui, Giuliano. Ma io sto riempiendo il generatore. Sei sicuro? Vai, vai, riempilo tutto. È pieno? Ok, attenzione. Si stanno spegnendo. Attenzione, le luci, stanno... Ma che tutte patatine? Prendile. Beleise, buone, mangiate. Ok. Ecco, già l'ho preso. Come, già da preso? Vedi, no. Se c'hai il revive. Sì, ce l'ho. Bravo, bravo, sei in gamba, fratello. Mi dice zero Robux. Come zero Robux? Devi pagare. Paga e stai zitto. Non dici zero. Paga e stai zitto per rinascere, fratello. Sì, vabbè, ma subito vicino a me. Ma come? No, però stai attento. Praticamente vi dovete nascondere dietro gli scaffali dei libri, esatto, giusto? Dobbiamo stare attenti. No! Ah. Oh no, Giulie! Ma t'ha ripreso! Ok, dobbiamo, ecco, dobbiamo parte pareva. Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare. La biblioteca è chiusa e la libraia è arrabbiata. Polletta, mi aiuti a trovare del cibo? Dove posso trovare Del cibo? Sto guardando. Oh, eccolo. Oddio, qui è morto Giuliano. O forse lì c'è del cibo, guarda. Che è questa? Oh, buono, buono, buono. C'è, eccolo il cibo. Oh, guarda quanto cibo. Porco cazzo, l'ho mangiato tutto. Ah! Scusa, non volevo mangiarlo. Così praticamente per evitarla bisogna fare. Così come? Bisogna girare dietro le biblioteche. Dietro gli scaffali. Esatto, dietro le, sì, dietro gli scaffali, brava, dietro le biblioteche. Oddio, no, 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 ancora arrabbiata. Corri. Ok, scaffale. Sì, gira, 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 gira. Non ha funzionato. Mamma mia. Non ha funzionato. Oddio, non ti ha visto. Oddio, con non calma. Non ti ha visto. Con calma. Ok, è soltanto l'una di notte. Cioè, ma questa tortura durerà... Ok, devo mangiare. Dai, quello manca... che cos'è? L'ossigeno? Mancano solo... Che cos'è quella cosa? L'ossigeno, mi sa. Mancano solo 5 ore. 5 ore sono tantissime. Come l'ossigeno? Sì, mi sa che stiamo finendo l'ossigeno. C'è da riempire il generatore. Ah! Oh mio Dio! Giuliano, dove sei? Sono perso in questa libreria. È tutto buio. Sta da me. Questa torcia è troppo poco potente. È troppo poco potente. Sta da me.
Ok, allora cercherò di muovermi e di andare a trovare il generatore. C'è Polletta, del cibo. Polletta, tu guidami, tu hai un buon senso dell'orientamento. Io capirai. Dov'è c'è il cibo? C'è del cibo. Da te c'è del cibo? C'è del cibo e della Coca-Cola. Ok, qui c'è il generatore, è pieno? Fammelo controllare. Andiamo, meglio non rischiare. Eccola! Scappa, corri Giuliano! Oddio, guardate come corre, arrabbiatissima! È qui, non ci lascerà più vivere! Vuole prenderci! Piano, non farci del male! Noi siamo dei bravi bambini! Ma non mi lascia più andare! Sono soltanto le 2 di notte! Oh no! Dove dobbiamo andare qui? Il generatore anche è quasi finito, sto per finire l'energia! Devo salvarmi in qualche modo, Polletto! Devo salvarmi, Giuliano! Ok, sembra che se ne sia andata. Sembra molto difficile comunque. Sì, eccola. Scappa, è una ricorsa, sembra che sente l'odore della mia puzza! Forse perché non mi sono lavato. Però potevi lavarti, cavolo. Mi segue ovunque, Polletta. Ma puzzo così tanto. Senti un po' l'ascella. No, grazie. Non voglio adorare l'ascella. Ok, il generatore è quasi esaurito. Meglio sempre rimanere vicini al generatore, da quello che ho capito, perché è quello che è vero. Ne prelude la nostra sopravvivenza. Ne prelude? Cosa significa? Esiste, ne prelude. Secondo me no. Ne previene la nostra sopravvivenza. Brava, Polletta. Questo è un nuovo termine che ho inserito io nella crusca, che si chiama preludere. Che hai inserito tu dove? Nella crusca, cos'è la crusca? Che ne so? Che è la crusca? È quella che ti fa andare in bagno. Brava, in quello. L'Accademia della Crusca, forse. Nell'Accademia della Crusca, brava. Che poi proprio nell'Accademia della Crusca io penso che loro facciano proprio anche lì la crusca. Ah, non so sì, se... sicuramente è collegata la sì, cosa. Sì, l'ho letto in un libro qui nella biblioteca. Attenzione, ok. Abbiamo ripristinato il generatore e sono le 2 di notte e non stiamo andando male, Mi è sembrato di vedere... Oh, perché le luci si stanno spengendo, accendendo di colore le rosso? Le patatine, buone. Io mangio sempre, almeno quello che trovo me lo mangio. Non mi frega niente. Eccola che arriva. Sento i suoi passi. Ma noi siamo calmi e siamo buoni. Ci muoviamo con calma. Non c'è bisogno di andare di fretta. Niente panico. Non c'è bisogno. Sono le 3 di notte. È scattata un'altra ora. Oddio, eccola che ci rincorre. Sta per prendere. Dai, che sono le 4 di notte. Sono dai, le 4 di notte. Siamo quasi. Mancano solo 2 ore. Due ore non potremo uscire dalla biblioteca, ti prego. Lasciaci in pace. Corri, scappa. Corri. Oh no. Almeno sarete dimagriti. Sì, calcola, penso che avrò perso 10 kg a forza di giocare. Salta. Dov'è il libro dell'Accademia della Crusca? Eccolo. Più che altro vi serve l'energia da mangiare. Sì, guarda, abbiamo quasi finito il cibo. Dov'è qualcosa per cibarci ci serve. Ok, scappa. Mangia, ho mangiato tutto! Ho mangiato tutto, mammina, sei contenta? Ho finito tutto il piattino. Stai calma, Fuffi. È proprio indiavolata. Madonna, ma che cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo fatto casino, forse? Gli avranno rubato qualche libro dalla libreria. Porca zozza, guarda che io c'avevo una libraia che era così, la libraia. Guarda che le libraie ti sono... Giuro, era avvelenata. Sono cattive alcune, Se non gli riportavi il libro entro la giornata, diventava così davvero. Ti faceva rincorrere per tutta la biblioteca, corri! Oh mio Dio, sto finendo l'aria nei polmoni. Quando vai a prendere il libro... Esatto. Da loro di fare il patto di sangue. Esatto, cioè... Tipo la firma col diavolo. Attenzione. Eccola. Ma cioè non smette più di rincorrermi. Manca un'ora. Non si stufa più. Manca soltanto un'ora. Cioè Usain Bolt praticamente. Ha una resistenza infinita. Ti prego, lasciami in pace donna. Prima di fare la libraria era campionessa mondiale di corsa. È vero, era la 100 metrista. Stai calma, però deve stare un po' calma comunque. Io penso che abbia bisogno tipo di uno psicologo. Comunque poi sta sempre vicino al generatore, lo fa apposta. E certo, perché così potete morire. Perché sa che noi comunque dobbiamo andare là per sopravvivere. Sì. Comunque verso le 5 di notte rimane proprio assillante. Ok, possiamo uscire. Ah no, dice non ti lascerò andare via. Oddio. Oh no, è arrabbiatissima, guarda. E quindi? Ci sta rincorrendo dappertutto, non vuole farci uscire dalla biblioteca. Hai visto come salta? Sì, vuole farci diventare tipo dei super studiosi. Corri. No, dobbiamo uscire. Riempi tutto, scappa. Non voglio studiare matematica. Non voglio. Non voglio studiare, voglio uscire, voglio giocare ai videogiochi. Io non voglio Dov'è studiare l'uscita? Italiano. La maestra ha detto che ti manca pagina 64. Oh no, libraia, va bene, dopo la faccio. Ce l'abbiamo fatta. Sono le 6 del mattino. Che bello. E ci siamo salvati. Questo ragazzi è stato The Librarian Massacre. Se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale per tanti altri contenuti, proprio come questo.